E io trovo di una modernità straordinaria il tema scelto sulla libertà della maternità, perché a volte può sembrare quasi parlare di maternità come libera scelta o un tema superato, perché diamo per scontato che già sia così, o in qualche modo che allontani da un'idea di modernità della donna e del suo ruolo. Credo invece che sia un elemento di grande modernità e soprattutto di grande attenzione per il futuro, tant'è vero che io non penso che possa essere semplicemente centrale nell'agenda di questo governo, dovrà essere centrale nell'agenda di questo paese per i prossimi anni, non soltanto di questo governo, proprio perché tiene insieme due elementi che sono di carattere sicuramente privato, diciamo così, individuale, ma anche un elemento pubblico, collettivo, di comunità. Perché nella maternità come libera scelta, o se vogliamo anche nella paternità come libera scelta, perché poi il sottotitolo riguarda le donne, ma riguarda anche gli uomini, nelle politiche, nelle scelte legislative, nei programmi che pensiamo di mettere in campo, cioè dicevo sia una dimensione individuale, ovviamente la possibilità di ciascuno di noi di scegliere se vivere o meno l'esperienza della genitorialità e scegliere anche l'età in cui viverlo, perché molto spesso oggi siamo portati ad avere figli in questo paese in età più adulta, perché riteniamo quasi che si possano avere figli soltanto quando abbiamo le condizioni economiche per permettercelo o siamo arrivati a un certo livello della nostra carriera e quindi dobbiamo invece capire come poter intervenire perché anche questo sia una libera scelta il momento in cui affrontare una decisione del genere, sia perché molto della parità tra uomini e donne passa anche da questo profilo, da come puoi investire sulla tua volontà di essere genitori, ma al tempo stesso sulla possibilità di avere un lavoro, di essere retribuito per quel lavoro a parità, a prescindere dal genere, se hai una parità di mansioni, ma anche la legittima aspettativa di poter fare carriera. Quindi in qualche modo l'ambizione poi di crescere professionalmente senza dover rinunciare ad una parte importante della propria vita, ma c'è un elemento anche di dimensione collettiva. Perché il tasso di natalità, la crescita del nostro paese riguarda ovviamente tutti noi, come riguarda tutti noi capire che ruolo hanno le donne anche nel mondo produttivo, nell'economia del nostro paese, perché sappiamo, dati alla mano anche da osservatori internazionali, quanto garantire un maggior livello di occupazione femminile possa far crescere anche il PIL del nostro paese, oltre che andare incontro alle legittime aspettative di ciascuno di noi. Quindi individuare quali sono gli strumenti a disposizione per consentire questa libera scelta credo che sia fondamentale per l'agenda del Paese, per tutti questi profili e non solo per un elemento strettamente individuale o di pari opportunità tra uomini e donne.